Ciao Polletti, questo è Electric. Questo è un video un po' particolare, oggi non disegnerò, oggi non farò grafico o roba del genere, oggi non vedrete cartoni perché ieri è uscito il libro Veri Amici, il libro che come voi tutti sapete è il libro fatto dai mates, scritto dai mates, di cui io, no, del quale, nel quale anche il vostro caro Peo ha avuto un ruolo. That's what I'm talking about. È uscito ieri e ho aspettato un attimo prima di fare questo video perché solo ieri ho visto il libro bello stampato, l'ho sfogliato mille volte, un libro che comunque sia io e Giuseppe abbiamo letto, riletto e rivisto così tante volte che me lo so a memoria fondamentalmente, visto che io mi sono occupato di quella che è l'impaginazione, le grafiche e i disegni, copertina inclusa, ogni cosa tranne le foto che sono state scattate ovviamente da un fotografo con i cojones, come si suol dire. E volevo dedicare un po' di parole a questo sforzo, questo lavoro, che non è un semplice lavoro commerciale come già avete sentito magari dai loro video, ma in particolare voglio parlare del mio ruolo in questo libro. Piccola premessa, io lavoro con i mates e per i mates da prima che fossero mates. Mi ricordo ancora quando Stepney aveva sui 70.000-80.000 iscritti e più o meno Vegas ne aveva 7.000 a quel periodo. Io già avevo iniziato a fare dei disegni per loro, che tra l'altro potete anche trovare nel canale, ma questo già lo sapete, perché se mi state vedendo probabilmente siete dei Polletti, difficile che uno sconosciuto capiti qui. Ma comunque sia, nel caso in cui capiti, io sto preparando appositamente questo bel video per raccontare un po' l'esperienza. Mates, that's what I'm talking about. Forza di fare questi lavori insieme a loro e per loro, i disegni del milione e tutte queste cose. Quando è arrivato il momento di fare qualcosa di grande, di serio, Vegas ha proposto me come come grafico, illustratore, disegnatore, quel tutto quello che si può fare dentro un libro. Oh, e dai, telefono! Oh, mi hai fatto perdere il filo! Focca miseria, focca! Ha proposto me, e in questo senso io devo molto a Giuseppe e lo devo ringraziare sinceramente. E dai, Gesù, e mo mi cagato la minchia. Sento in lontananza che continua a vibrare. Devo sinceramente ringraziare Vegas, mi ripeto, che mi ha dato questa occasione insieme ai mates. Vegas che si è rivelato essere una sorpresa durante questo lavoro. Non tanto un grande youtuber o intrattenitore, quel che sia, ma soprattutto un grande lavoratore che sì, ha tirato fuori il massimo che si poteva tirar fuori da me, perché sapeva, nonostante io proponessi disegni su disegni, che si poteva fare sempre di più, e così abbiamo fatto. Mi ha spremuto in tutto quello che riguarda l'impaginazione, ogni cosa, ogni dettaglio, ogni cosetta l'abbiamo curata meticolosamente, proprio perché diciamo che non è una persona che fa le cose per correre o a cavolo, questo ve lo assicuro. Questo è il libro, in basso qui c'è scritto illustrato da Electric Peo, chi sarei io? Qui già si vede un disegno in retro, fatto tipo su lavagna con i gessetti, disegni che mi sono piaciuti tanto fare, questi qua al gessetto, che tra l'altro stanno anche al loro interno, ma adesso non posso aprire e spoilerarvi tutto, insomma. E sì, è ovvio che io ho dovuto leggere e farmi raccontare, anche prima che i testi fossero pronti, dai mates, da Giuseppe, queste storie appunto, per tirare fuori questi disegni. E devo ammettere che delle volte sono stato risucchiato dalla narrativa. In alcuni disegni, in questo senso, la narrativa stessa mi ha influenzato molto, tirando fuori secondo me anche delle gran belle idee, più che dei bei disegni, gran belle idee per rappresentare quella data cosa, delle cose che non sono rappresentabili magari narrativamente, perché sono un concetto, no? E in questo caso voglio subito esprimere quelli che sono i miei preferiti. È il primo, il mio preferito in assoluto, è il primo disegno del capitolo di Anima. Anima, che ha un capitolo che indirettamente, o più o meno direttamente, e sembra la copia esatta della mia vita. ecco spiegato, perché quando vedrete il capitolo di Anima, forse lì ci saranno dei disegni estremamente espressivi, non i più belli, eh. C'è chi già su Instagram ha pubblicato dei disegni che sono i suoi preferiti, vedo e non faccio altro che spulciare questo hashtag Veri Amici Mates e scorro e guardo magari chi ha pubblicato un disegno e dice questo mi è piaciuto più di tutti. È incredibile, cioè, io quasi che non ci credo. Vado lì, sfoglio e vedo gente che pubblica i miei disegni che mi piacciono tanto. Questo è un grande traguardo e sempre per questo devo ringraziare i mates e soprattutto Giuseppe che mi ha dato questa occasione. Una prima grande pubblicazione e si spera anche la prima di una lunga serie, non si sa quello che mi darà il futuro, ma sicuramente continuerò a spingere per lavorare il più possibile in questo campo, visto che quello che amo fare è disegnare e animare e raccontare con i disegni. Ovviamente non sono un bravo scrittore in realtà. Dammi carta e penna, un quaderno a righe e probabilmente farò un disegno sul quaderno a righe con la penna, probabilmente.
altri disegni davvero incredibili, incredibili. Quelli che mi sono piaciuti più di tutti fare sono le scale evolutive, no? Le scale dell'età, che fa vedere, che mostra i mates che crescono, no? In 5 fasi più o meno sempre. Quindi il bebè, la fase da bambino, adolescenziale, così via fino ad oggi. Quelli sono stati tra i disegni, secondo me, anche a cui ho dedicato più tempo, perché li volevo davvero forti, tra i migliori. E anche su questi Giuseppe ha spinto molto, perché sono, penso, anche tra i suoi preferiti, soprattutto perché poi quando li vedi insieme all'impaginato, dietro c'è la texture, vedi le parole che girano intorno al disegno, queste sono tra le pagine più belle nel complesso, insomma. Io qualcosa vi vorrei far vedere, ma non so se posso far vedere più di tanto, quindi coprirò un po'. Ecco, si vede qualcosa, questa è una scala evolutiva, basta. That's what I'm talking about. Qualcosa ho registrato anche mentre facevo il libro, ovviamente, magari lo state vedendo dietro di me, non so se l'ho messo, non so. Questo video è relativamente improvvisato, però mi ricordo che ai tempi qualcosetta ho registrato, cosa che in genere non faccio per questi lavori, perché dovendo essere veloce, se metto pure a registrare mi rallenta il computer per l'utilizzo di CPU, evito. Però qualcosetta ho registrato, lo vedete dietro di me, quindi state dando una sbirciata a questi disegni. Chiudo dicendo che questo libro è sicuramente una grande soddisfazione, un grande traguardo per me, perché la mia prima pubblicazione grande, ho fatto tanti lavori da quando ho 17 anni nel campo della grafica e del disegno, ma sono tutti lavori singoli, quelli che si fanno per campà, come si suol dire, per magnà, e questo è il primo vero lavoro che conti qualcosa. Cacchio, sì, lo dico, questo lavoro conta, questo qua, perché il mio nome è qui sulla copertina, dov'è? Eccolo lì. Rinnovo quindi i miei ringraziamenti ai mates, a Giuseppe, a Salvatore, a Sasha e a Stefano, che indirettamente, anche non essendo stato tanto tempo fisicamente con loro, essendomi immedesimato così tanto nelle loro storie, voglio bene a tutti e quattro in modo particolare. Avviso i miei piccoli polletti, che già mi seguono e mi vogliono bene, che verso novembre ci saranno i firmacopie, e a 3 di questi almeno, se tutto va bene, vi parteciperò. Quindi, oltre ai tantissimi fan dei mates che conoscerò, spero di vedere nascosto nell'ombra qualche polletto in incognito tra i fan dei mates. Vi voglio bene, polletti, grazie di avermi seguito in questo lavoro, in questo canale. Speriamo di fare sempre di più, sempre di meglio. E ricordate, questo era Electric. Ok, basta, sembro un deficiente. È 5 video che faccio così.